Grandi artisti del panorama nazionale hanno chiuso la rassegna Atri a Tavola, giunta alla 12ª edizione, soddisfazione dell'associazione Promo Eventi. Numerose le iniziative organizzate ad Atri per il Ferragosto 2014, tra feste e antiche tradizioni. Buonasera, parliamo di sanità. In apertura di questa edizione del telegiornale, il sindaco di Atri, Gabriele Astolfi, ha convocato una seduta del Consiglio Comunale contro la paventata chiusura del punto nascita dell'ospedale di Atri e ha attaccato il consigliere regionale del PD, Luciano Monticelli, chiedendole le dimissioni. Il Consiglio Comunale è fissato per venerdì 22 alle 18 nella sala consigliare di Palazzo Ducchi d'Acquaviva. Prima di Ferragosto, l'assessore alla sanità Silvio Paolucci ha confermato che entro ottobre verrà presa una decisione sui punti nascita in Abruzzo. Su 12 esistenti oggi in regione ne verranno chiusi 3 o 4 e tra quelli che purtroppo sono al di sotto delle 500 nascite annuali c'è anche quello di Atri. Immediata la reazione del primo cittadino di Atri, la giunta d'Alfonso, come primo punto in agenda, vuole minare l'ospedale di Atri su cui ha fatto campagna elettorale ottenendo parecchi voti. È vergognoso, afferma il primo cittadino Astolfi, che un comportamento del genere in i rappresentanti in regione sulla sanità hanno voltato le spalle ai tanti cittadini e pazienti che li hanno votati. Astolfi si scaglia anche contro l'ex sindaco di Pineto, ora consigliere regionale Luciano Monticelli. Aveva assicurato, afferma, un potenziamento dell'ospedale, non uno smembramento. Ora invece si deve dimettere perché è indegno di ricoprire quella carica ricevuta grazie ai voti di coloro che hanno ascoltato le sue parole in difesa della sanità atriana. Tre roghi, tutti di matrice dolosa, e voltiamo pagina. Si sono sviluppati la notte scorsa a Teramo in via Barnabei. Intorno alla mezzanotte ignoti hanno dato alle fiamme un motorino, un'auto di alcuni giochi nel parco verde attrezzato dei bambini. I vigili del fuoco sono riusciti comunque a domare i tre incendi senza particolari problemi. Sull'episodio ora indagano le forze dell'ordine. E c'è stato grande successo, siamo alla pagina di cultura e spettacoli per la 12ª edizione di Atri a Tavola, la rassegna enogastronomica organizzata dall'associazione Promo Eventi, una manifestazione che più di una volta è stata insignita anche di una medaglia di riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A chiudere la 12ª edizione sono stati tre grandi artisti del panorama nazionale. Vediamo. Grandi ospiti del panorama artistico nazionale hanno chiuso la 12ª edizione di Atri a Tavola, una delle più importanti rassegne enogastronomiche abruzzesi, insignita più di una volta di una medaglia di riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si comincia con un ospite d'eccezione, un artista sui generis per il teatro, il pluristellato chef Nico Romito, a fare da cornice ai suoi piatti una location prestigiosa, quella del Teatro Comunale, mai prestata prima d'ora ad accogliere simili esecuzioni. Ormai si sa, i suoi piatti sono numeri di alta cucina e ha avuto come primi attori questa volta i tesori e la bandiera della tipicità locale, liquirizia e pecorino di Atri. Ad accompagnare la sua performance sono stati due pianisti del Festival dei Duchi d'Acquaviva, regalando a tutti uno spettacolo davvero straordinario. Altra location, quella di Piazza Duomo, dove è salito sul palco per un'esibizione live il cantante Gio Di Tonno, che nel 2008 con il brano Colpo di Fulmine, firmato da Gianna Nannini e cantato in coppia con Lola Pons, ha vinto la 58ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Di Tonno lo abbiamo visto di recente anche nella trasmissione di Rai 1 Tale Quale Show, condotta da Carlo Conti nelle vesti di brillante trasformista. Il cantante di casa nostra, oltre ad apprezzare questa bella iniziativa enogastronomica, ha regalato a tutti una piacevole serata di musica. La manifestazione è già così bella, si parla di enogastronomia, noi ci mettiamo la musica perché il connubio è abbastanza scontato, no? Quando si parla di mangiare di cibo, di star bene, la musica è il collante, credo che unisca tutto. Io spero di fare il mio bello spettacolo, che la gente sia felice, perché c'è una bellissima serata, il clima ideale, vediamo, insomma, ce la metto tutta. La ricordiamo soprattutto per il successo nella trasmissione di Rai 1 di Carlo Conti, Tale Quale Show, ed è stato anche lì un momento molto bello. Sì, divertente, devo dire appassionante, non ho fatto altro che riproporre quello che ho sempre fatto fin da ragazzino. Prima facevo le imitazioni tra amici per studiare i cantanti, anche per imparare a cantare, spesso no? Si comincia imitando gli altri, e l'ho fatto divertendomi con un po' di, diciamo tra virgolette, di fatica con le protesi eccetera. Volevo solo rassicurare che questa barba è vera, non è un posticcio della trasmissione,
divertente. Stasera, tra l'altro, farò alcune cose mie, alcune cose tratte dai musical e ovviamente un po' di imitazione, imitazioni proprio dal Tale Quale Show. Il programma riprenderà, non so ancora se succederà come l'anno scorso, nella seconda edizione, che poi mi hanno chiamato per fare le puntate finali. Può essere che anche quest'anno qualche puntatina me la faccio, lo faccio volentieri, perché la trasmissione è una bella trasmissione, Carlo Conti è un grande amico e quindi sarebbe bello. A chiudere definitivamente poi la rassegna di A Tre Tavole è stata la conduttrice televisiva Tessa Gelisio, presentatrice della rubrica di Cucina Cotto e Mangiato in onda tutti i giorni su Italia 1. Grande soddisfazione da parte dell'associazione Promo Eventi e del suo presidente Mirko Toscani per la riuscita di questa 12ª edizione di A Tre Tavole. Un plauso allora a tutti gli organizzatori, ma un plauso in particolare va al collega Luciano Alonso, che anche quest'anno con passione, serietà e professionalità ha guidato una grande macchina organizzativa per la gestione dell'ufficio stampa. Si chiude quindi con grande entusiasmo e con tanta gioia l'appuntamento per un nuovo viaggio tra le vie del gusto. Si spera il prossimo anno. Il biglietto da visita ormai lo conosciamo tutti: le bellezze, la cultura, la storia e i sapori della città ducale. È un arrampicatore di stelle, la notte porta lassù. Lei ha il colore degli occhi. Ancora una notizia di cronaca: un 26enne con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Giulianova in un'area di servizio dell'autostrada 14 nel tratto compreso tra Val Vibrata e Pineto nel Teramano. Con l'ausilio dei cani antidroga sono stati trovati nell'auto sulla quale viaggiava insieme ad altri 4 coetanei in direzione sud 500 francobolli, comunemente definiti trip, intrisi di LSD, oltre 2 grammi di cocaina, quasi 2 grammi di derivati dell'oppio, quasi 2 grammi di marijuana e 20 pasticche di ecstasy. Provincia di Teramo, Regione Fondazione Tercas stanziano 60.000 euro per il centro antiviolenza, che sarà aperto anche ad Alba Adriatica e Roseto. Impiega un'altra assistente sociale, aumenta le ore di consulenza psicologica. La fondazione, con 13.000 euro di finanziamento, consentirà l'apertura degli sportelli in collaborazione con le 2 amministrazioni locali e con modalità che saranno concordate nei prossimi giorni, mentre grazie al finanziamento regionale 36.000 euro e agli 11.000 euro stanziati dallo stesso assessorato provinciale alle politiche sociali, il centro La Fenice riuscirà a garantire gli attuali servizi e il potenziamento dell'assistenza psicologica alle donne vittime di violenza. E torniamo alla pagina di cultura e spettacoli con i tanti appuntamenti che hanno accompagnato anche quest'anno il Ferragosto ad Atri, appuntamenti organizzati come sempre dall'associazione Proloco. Vediamo. Antiche tradizioni atriane, questo è il titolo dell'iniziativa che ha accompagnato anche quest'anno il Ferragosto nella città ducale. Iniziative organizzate dall'associazione Proloco di Atri con il patrocinio dell'amministrazione comunale del Gallo Appennino Teramano. Iniziative quindi che hanno spaziato dal 13 al 17 agosto, regalando a tutti un vero e proprio momento di festa e di gioia. Si comincia allora con la Fiera Boaria, molto antica, poi il 14 di agosto un grande corteo storico che ha avuto 100 figuranti, preceduto dal Vescovo che parte davanti all'antico Palazzo Acquaviva, attraversa il cuore del centro storico di Atri fino a giungere alla Concattedrale e proprio davanti alla Porta Santa, porta laterale, opera di Raimondo del Poggio del 1305, si ripete il rito dell'apertura. Il Vescovo sosta in preghiera, poi bussa alla porta e accenna ad aprirla. Dall'interno 2 ministranti la spalancano, rendendo così possibile l'accesso per la perdonanza. C'è da dire che la Porta Santa, detta anche Porta del Perdono, come le altre, trova fondamento nella frase pronunciata da Gesù Cristo: «Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà pascolo». E proprio la perdonanza della Porta Santa sarebbe stata concessa da Papa Celestino V, eremita abruzzese, compagno del beato Francesco Ronci di Atri. Dal momento dell'apertura della Porta Santa e per 8 giorni, i fedeli hanno la possibilità di ottenere l'indulgenza plenaria passando attraverso questa porta e uscendo da quella centrale dopo essersi confessati, comunicati e aver recitato con fede un Padre Nostro, un Ave Maria, un Credo e un Gloria.
Altro evento sentito, quello del 15 di agosto, dove davanti alla porta laterale del Duomo, detta dell'Assunta, un bue, quello di San Zopito, come da tradizione, si inchina rinnovando un rito antichissimo. È proprio il 15 di agosto, quindi, che si svolge la sfilata alla quale partecipano carri trainati da buoi, bianchi, di razza locale, e che rievoca la più lontana festa della Maggiolata di Atri. I carri sono agghindati e decorati per la festa e trasportano cantastori e musicanti che ricordano la manifestazione di origine campestre, nata intorno al 1910 e che vedeva la partecipazione di cori folcloristici abruzzesi e non, i quali, fino dalle prime ore del mattino, vivacizzavano il paese e allietavano i passanti andando avanti fino a sera inoltrata. Chiude poi in serata in Piazza Duchi d'Acquaviva con una rassegna di gruppi folcloristici che vanno avanti fino a tarda notte. Non sono mancate altre iniziative come Fondaci Aperti, rievocazione degli antichi mestieri degli artigiani di Atri e poi serata rinascimentale in Piazza Duomo con esibizioni e rievocazioni storiche, altre iniziative legate anche al ballo e alla pizzica, insomma un Ferragosto ricco di appuntamenti e di tante novità quest'anno grazie all'associazione Proloco. Una grande festa per tutti, quella festa che è tornata a raccontare anche ai più piccoli la memoria del passato. Bene, tra feste, cultura e antiche tradizioni ci salutiamo, vi lascio al meteo, grazie dell'attenzione e buona serata.